Ciao a tutti da Mario Carbone, oggi vedremo insieme il primo esercizio del secondo volume della Tarantella Rigitana. Il sistema di ricordo che ha numeri. Il primo esercizio è questo che vi farò ascoltare ora. Poi lo studieremo insieme. L'esercizio è così. Ripete sempre così, ovviamente. Diciamo, non è difficilissimo, però nemmeno semplice, c'è da lavorare. Ora, il primo esercizio è così. Abbiamo un terzo dito in chiusura, 3, nuovamente 3, 3, 3, poi 3, 2, 3 per 3 volte. E quindi è questo, mettendo un metronomo a 60, così ci aiuta la ritmica, così. Le prime due note sono 3, 3, così. Il primo 3 dura il doppio del secondo, quindi così. Poi 3, 2 cerchiato, 3 per 3 volte. Napoli, Napoli, Napoli. E così quindi, collegando tutte queste due battute. Cara, Napoli, Napoli. Potete pensare, cara quando è il 3-3 e Napoli quando sono le tre note. Quindi, cara. Poi in apertura abbiamo 5, 2 cerchiato in sesta posizione. Una pulsazione. Andiamo in quinta posizione, abbiamo una quartina, 3, 2 cerchiato, 4, subito il 2 cerchiato in sesta posizione. Questo è campo basso e campo basso. È difficile quindi passare da un ritmo ternario a fare una quartina, campo basso, 5, 2, questo è campo basso, chiaro questo, campo basso, poi subito 5, 2 e 4 in levare. Questo è. Fate prima 5-2 in battere, il 4 in levare. Ancora. Quindi, prima vi ripetete tantissimo queste quattro note. 3-2 in quinta posizione in apertura. 3-2 cerchiato 4 e poi in sesta posizione il 2 cerchiato. Poi fate solo 5-2 cerchiato in battere, il 4 in levare. Pa, pa, così. Cara. Qui invece. Campo basso lo fate molte volte e poi lo legate queste quattro a queste due e sarà così collegandole. Campo basso, sarà questo, campo basso, ancora, campo basso, ancora, campo basso. Le prime quattro note sono queste, campo basso che è 3, 2 cerchiato, 4, 2 cerchiate in sesta posizione, poi 5 e 2 cerchiate in apertura. E levare il 4 e questo campo basso e poi 2 cerchiato 3, 2 cerchiato 3, un'altra quartina, campo basso, ancora questo campo basso, ripetete questa quartina per una decina di minuti e poi collegate tutte queste due battute finali di questo primo esercizio così e lo fate nuovamente questo così. Lo ripetete tantissimo e poi pian piano mettete i bassi come sono scritti. Attenzione alla quartina che va il primo basso, cioè sul 3 e l'accordo sull'ultima nota, chiaro? Non è semplice. Vabbè, l'inizio è facile, fate facilissimo in chiusura, così il 3 basso. Facile, quindi 3, poi accordo, poi 3, 2, 3, accordo, nuovamente accordo e fate solo la prima battuta così. Questa battuta dell'inizio la fate per una mezz'oretta, 3, basso accordo, poi l'accordo su 3 e 2 e sul 3 ripetete nuovamente l'accordo. Vi ricordo che gli accordi, scusate il giro di parole, devono stare sempre, cioè le dita incollate ai tasti. Questo, senza sollevarlo, non così, chiaro? Quindi fate questo, ancora questo, lo fate, potete farlo come esercizio, in apertura e in chiusura, così. Fate per ore e ore, poi andate avanti. Dove avete qui 3, 2, 3, 3, 2, 3, mettete il basso qui sulla prima e sull'ultimo accordo, poi accordo, accordo come qui. Chiaro? È così qua.
poi collegate la prima battuta alla seconda, sarà così. In apertura 5-2, basso accordo, poi le quattro note, l'accordo sulle prime tre, nuovamente questo, sulle prime tre mettiamo l'accordo, vedete? Sul 2 cerchiato nuovamente l'accordo, quindi ancora questo, lo fate per 10 minuti e poi lo collegate così. Andate avanti 5-2 il basso, il 4 l'accordo, stesso discorso per la quartina, accordo sulla prima, diciamo sulla prima nota della quartina, accordo sull'ultima. E sarà così. E collegate tutto questo tipo lentamente e sarà così. E ripetete sempre da capo, senza mai fermarvi, come ho fatto, l'ho seguito all'inizio. Di seguito, mettete magari un metronomo, vi aiuta prima che passi. Sempre questo rigo per una mezz'oretta, un'ora, va bene? Bene, questo primo esercizio va benissimo così, cioè va bene così, ripetetelo solo tantissimo e quindi se ci sarà interesse farò anche diciamo, il secondo esercizio. Bene, per oggi è tutto, un saluto da Mario Carbone, alla prossima lezione. Ciao a tutti!